cause I don't give a Our lives have followed a long path. But eventually, all roads reach their end. Still each breath. Our world is broken, stagnant, fallen into the abyss. But everything is born from darkness. Even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Possiamo saltarlo il video visto che l'abbiamo già visto? L'abbiamo visto noi in live? No. Ma l'avevi portato in live? No, all'inizio no. Once your faith overcomes despair. Ciao Ricky! Once you move beyond death. Once life returns to this world. Ciao Ricky! We'll meet beyond that path. Va bene. Devo scegliere il gioppino, devo scegliere. Che bello, un gioco New Age. Dovrebbe essere un horror. Teoricamente open world, survival carino. Mettiamo la mia che avevo messo era questa, la rimetto uguale. Non ti fa selezionare il personaggio da un altro server, no? No, ma sapevo già che lo perdevo talmente. No. La perdevo totalmente, non lo sapevo. Vabbè, comunque, tac. A sto punto ti tolgo gli occhiettini, mi fa un po' impressione, mi sembra un po' malata, non mi ricordo qual era, ti ricordi qual era? Hermetic, forse era Air. Devi andare in Air e Makeup. Pupille, ma incominciano a dispiacermi così con pupille. Beh. No. Bella che questa, se le metto sul verde magari, vediamo se le metto sul verde. Questo sembra Buck di ODST. Di che? Guarda questo qua, se non sembra bella così. Un po' troppo forse fluorescente. Ma è eterea la cosa. Com'è? Sembra carina così. Con gli occhietti verdi? Sì, mi piace molto. Ok, sì, l'avevo scelta anche di là. Mi piace proprio questo personaggio. Cosa? Stai dicendo ma che cosa? Ok, cosa? Hai detto ma? È vero? No, forse era riferito al mio vino. Che meraviglia. Adesso, ogni volta che inizio a scrivere mi partono 10 minuti di pubblicità. E lo so, Ricky. Ma c'è un modo per togliere la pubblicità, ragazzi. Allora. Niner, no. Perché? Ha già che aveva le sopracciglia fatte un po' strane. Le cambiamo, questo è un po' troppo, facciamo un po' arcuata così, perfetto. Intensità delle sopracciglia, no, mi piace. Senti, ho una domanda. Sì, non vuoi sapere come fare il PG? Posso cambiarlo dopo? Non penso. Vabbè, allora non vado nei dettagli. Ti prego, non rovinare. No. Te lo chiedo per favore, non rovinare anche questo PG. Lo lascio così perché sembra già abbastanza carino, dai, mi sembra un bell'uomo. Io la tengo così, l'occhiettino mi piace. Il colore dei capelli l'avevo tenuto un pochino più sul, ok. Con delle sfumature biondine avevo fatto, se non sbaglio. Così, piace molto.
Ma poi cosa vuol dire, scusami? Cosa? Non rovinare anche questo. Perché tutti i personaggi che hai fatto... Ma che modi sono? Avevo delle lenti a contatto così, che meraviglia, sì. Sì, sì, sì. Va bene, dai, lo faccio così. Cos'è sta roba? Ok, perfetto, niente, momenti di panico. Le sopracciglietta mi piacciono, però a sto punto gli cambiavo il colore alle sopracciglietta, perché le vorrei un pochino più chiare, sì. Madonna mia, che schifezza. Devo perché dire. Perché mi ha cambiato il colore delle sopracciglia? Devo fare un salto a Maria, fa cosa? Un sacco gnocca, a posto. Tutto gnocca. Naso mi piace così, la bocca mi piace così. Mettiamo... Madonna mia. Queste o queste? Queste le fai le labbrettine? No, le facciamo normali, mi piacciono molto di più normali. Sì. Ah, c'è anche il colore... c'è il colore della... L'altra volta non l'ho visto. Così è incazzato. No, lasciamolo così. Vorrei togliergli magari le macchie, che non mi piace. Oddio, oddio! C'è le... No, le lentiggini non ce la faccio, grazie. I baffettini. Dai ragazzi, vi ho fatto una... È bella questa qua, questa è molto bella. Questa è una scelta un po' difficile, però. Però un po' macchiatella qua, come faccio a togliere la macchiatella? Ma gliela togliamo questa macchia che ha sul viso? Ah, perché è macchiata lì? No, no. Oddio del cielo, no, no. Oddio, c'ha una discrepanza. E sangue sul viso, per amor del signore. Oh, però quella cicatricina sul naso. Oh, che carina quella sporchettina. Gli occhi da drogato. No, magari gli occhi da drogato non li rimetto. No, le eviterei, la lascerei senza. Molto bella. No, senza. Perché ti è rimasto il simbolo lì? Come faccio a toglierlo via adesso questo qui, scusa? Ma che cosa? Gli è rimasto... Tatuaggio. Lo stai facendo come me, magari, così... Ricky, magari, così gnocca, voglio dire. Magari... Allora, penso aver fatto una bella pupuzzella, quindi colpicino. Oddio. Colpicino, no. Va bene. No, no, va bene così, non mi piace. Fitness sì, ma il dorso magari solo, se poi... Sì, molto bene. Ma adesso arriva, lo vediamo, Simo Maranza, non ti preoccupare. Adesso lo vediamo. No, dai, siamo... Praticamente ho lasciato il preset, io ho aggiunto solamente un po' di barba. Però il tatuaggio così con... No dai, così mi istica. Vedere un po' il dorsettino, lo facciamo crescere un po' di più. Non sarà no così nel dettaglio, mi dispiace. State guardando il mio giuppino. Bello, molto bello. Ok. Fantastico. La cremuccia magari le evitiamo. Mi piace così, mi piace. Il codice a barre in fronte l'hai messo tu? No, hai messo la cremuccia, mi piace. Tatuaggi non ne metto, la lasciamo così bella. Poi avevo messo un tatuaggio l'altra volta. No? Io quasi lo metto il codice a barre in fronte. Sembra un coglione. Ma vergognati, non si può togliere l'intimo, mi spiace, non si può. Ricky, cosa dici? Non si può, si tiene su. Ah, posso fare anche i colpi di sole, ma tu pensa. Lo so, è quello che ho fatto, i colpi di sole. Ma allora, tu pensa. Non so se tenere il tatuaggio qui o non metterlo. Sono pudica. Ebbene, sì. Qua mi ricorda un po' Sea of Thieves, quindi la mettiamo. Funziona sta roba. Cos'è questo?
Se mette la fucsia, fluorescente così. Guarda. Questi di evito. Questi di evito. Ok, possiamo andare. Vi piace così, ragazzi? Bella, no? Mi ha fatto un bel lavoro. Sì, piace. Siamo così. Scusa, ma... Chi sia? Non gli posso mettere un po' di panza al mio omino? Devo farlo per forza con gli addominali scolpiti? Sì, per forza con gli addominali scolpiti. Sì. Va bene. Le gambe lunghe ce le metto. Ma sì, che cazzo che ne frega. Sei forziner, ovviamente. Sì, ma la panza copre da me, ti dice Ricky. Stiamo partendo, stiamo partendo. Addominali con la pancia, questo. Subject status stable. Che ridere. Dagger still stuck in the sheath. Inspection 481 complete. Maranzata. Requesting a higher power outlay for the isolation chamber to prevent any further output. Fatta bene, fatta bene, so. Fatta bene, ho fatta benissimo. Per Halo? No, non siamo in Halo, eh. Simo sta facendo ancora il PG. Se non mi arriva con un gnocco da paura, guarda. È un tipo. Sì, sembra un tipo. Già, se un tipo. Ah no, fidati. Davanti a Nine. Sì. Allora, questo ragazzi ve lo faccio vedere adesso qua perché è la prima volta che avevo provato fuori live. Poi dopo ho deciso di portarlo. Avevo fatto questo pezzo per me. La bella è il bestio, ma andrà a finire così, eh. Adesso sono già a disagio con il puntamento qua del mouse. Ricalmati, calmati, è normale, eh. Ci vorrà un pochino. Perfetto. Una volta l'ho fatta, se possibile ancora più bella l'altra volta. Addirittura? Sì. Brava, forse no. Riuscita a farla più bella, guarda. Anche il fisico mi piace molto di più. È sì, più aggraziata. Sì. Non gli hai fatto le spalle larghissime. Le ho fatte, però stavolta sono stata brava. Allora. Tutto. Amico! Ma tu pensa. Ho scoperto come correre. Che tristezza. Perché? Che sono io. Vabbè, là, ci mai giocato. Allora, ovviamente qua si sta dicendo di consumare cibo. Ha preso un po' di peso? Chi è che ha preso un po' di peso? Ma non sei qua tu? Ah, forse perché non sei. E questo è il primo pezzo che devi fare da solo. Sono già un po' in ansia. Vedi, te lo ricordi, prima l'hai visto, no? Se... Ah, la password, cazzo. Allora, aspetta, fammi mangiare. Si mangia con 5. Io ho 4, 5 bevi. Allora, effettivamente, vediamo un po'. La password è 0728. 0728. No, non so se è uguale alla tua PC. Sì, 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 uguale. Ok. Non ha bevuto, sono deficiente. Ah, perché ho mangiato due volte. Sono un coglione. Parliamo con Rosetta. Ciao Rosetta. Parliamo, cosa dobbiamo parlare? Cosa dobbiamo dire? Direi che va in giro biotta. Ma poi ci vestiamo, se va come l'altra volta, tipo dopo 8 ore di gioco trovo il pantalone. Ma io non sono così nudo però. No? Aspetta, sono quasi vestito. Cioè, per dire, non ho neanche la canotta, quella della salute, c'ho proprio una magliettina.
Che senso credi che sia un po' morta? Cosa significa? Ciao V, non ci vediamo da tanto tempo. Well, è l'uccelletto. I thought I was on my own, and you're a metahuman too. Ah, Rosetta sì. You know, sai chi sono? No, allora, a parte che mi sono arrabbiata prima, perché si sa come sono. Questo gioco mi è piaciuto molto, ma molto. Do you remember who you are? It must have been that fluctuation. Sembra carino quel mio, mi sono dimenticato di cambiare il colore degli occhi. Però, vabbè. It seems that our interests are aligned, metahuman. Cioè, probabilmente così a guardarlo me lo farei anche io, capito? I came to secure a deviation. A paper butterfly. Right now, though, we need to move. I can show you quando lo vedo. Place, but only if you help me complete my mission first. All right? All you have to do is listen to me. Te lo dirò quando lo vedo. Ok. C'è l'uomo faro davanti a me. Sei già arrivato lì, perché non hai ascoltato ovviamente. No, l'ho già visto. Lo so, io ho dovuto per forza. C'ha passato scorto. Pugnalo! Sì, ha detto così, ma è un delirio suo. Ecco, cappello lo rovinoso. When they do, they end up just like that thing. But you're a medic. Okay, in fact, iniziamo. You might even be able to use Stardust to your advantage. Ah, non mi sembra che stiamo laggando, mi sembra tutto giusto, no ragazzi, vedete la gara, non mi pare. Grazie. Mi ha messo il cappello, invece la mia è sempre bella. Ma io vuoi. Rumori strani. Oh, scusa, non t'avevo visto. Mi faccio a cambiare pagina. Che senso? Allora, ho acceso la luce, molto bene. Volevo parlare con il tizio della Rosetta. Parla col tizio di Rosetta. Rosetta è morta. Andiamo un attimo di qui. Tac. Oh, mi stavo buttando di sotto. Mostro, da mostro. Porca miseria, devi andare, Ricky. Cavolo, una volta che c'era un gioco che ti piaceva, devi andare a dormire. A Citerbolina. Mannaggia. Le scarpe. Sveglia le 5, no, ci sta, ti sto. Cioè, immagino. Non deve almeno un po' dormire, eh. Sono finita. Ma con N c'è la torta, ok. Una torcia abbastanza torciosa, tra l'altro. Sì, sì, illumina a giorno praticamente l'intero mondo. Non riesce a dormire, eh? Come mai così? Posso aprire la porta? No. Lo sapevi che si poteva saltare? Sì, certo. È incredibile questa cosa. Lo so, sono cose che ti segnano queste. Tacciamola, signorina. Oh, non mi ricordo più cosa dovevo... Delle fluttuazioni spaziali qua. Oh, figa.
DVT-011. My name is Victor Hammett. What's your name? I don't know. All I know is that I'm a monster. My mother. Para le prove di Osiride. E ricorda un po' questo posto. Destiny è ovunque, ragazzi. Hey, hey. Try and stay calm. Lo schiocco degli stregoni. I'm here. And I will do everything to help. Ah, perché noi stregoni siamo dappertutto. No one can help me. Ma tu pensa. Questi stregoni. Just leave me alone. Please. Don't waste your time on me. Quella del tempo che odio e non me la ricordo io. In fact, you're very, very special. You just need to learn how to control your power. Once you do that, you can help fix this broken world. We can do that. C'era una porta. Ricordo. Faccio andare lì. Vabbè, procedo. Buonanotte, Ricky. Ciao, Ricky. It means child of light. It's my first creation. I will create more. Ma anche a te non ti fa entrare in una porta, vero? Questa qua davanti? Ma hai sentito parlare prima? Ah, forse no. Aspetta, devi fare così. No. Forse devo prima parlare un attimo con questa. Sì, prima devi fare il terzo schiocco, mi sa. Primo schiocco. Notte notte, Ricky, grazie per la compagnia. Ciao. 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 Devi far finire di parlare loro, no? Ah, ma quasi scende per ultimo. Aspetta, prima voglio andare nell'altra porta. Sì, ragazzi, arrivo subito. Allora, si arriva. Ma di qua da che parte si va invece? Ah, c'era un'altra cicciolina. Un'altra cosa. Ok. E nell'altra porta, prima di scendere, dove c'è l'uomo Verigetta, c'è un'altra porta davanti. Sì. Ah, ma tu pensi. Prima di prendere quella faccio così, prendo questo. Sistemare qua. Guardate che roba, guardate che roba. Cioè, questo è veramente spettacolare. Sparo con la valigetta, raga. Sparo con la valigetta. Vabbè, figaccia pazzesca. Ok. Deviation. We found it. Reach out your left hand. And see if you can feel the rhythm of it. Try and secure it. Penso aver fatto tutto dappertutto. Scusate la moto, ma d'altronde si può fare nient'altro. E non so se possiamo perdonare. Tocchiamo la figura. Dobbiamo toccarla. Eh sì. Vabbè. Ok, da qua si parte, ragazzi. Poi ci incontreremo con la Till Lover di turno. Meno così dice lui. Vedremo tra poco. Sono bellissimo. Mitsuko. No, Mitsuko. V, you made it back. You're still alive. You're still alive. Yes, look what I found. A meta. Only just woken up. They were kind enough to activate the cradle and set me free. Thank you, meta human. Your help means a lot to me.
visto questo occhio con la farfallina. Ma secondo me c'è qualche problema. She can sense even the tiniest fluctuations. È la mente umana, no? Thanks to her that I was able to take refuge in this place after Starfall. Oh, this paper butterfly, no? Ah già, che c'è questo piccolo problema dove lei non parla ma si muove. It's a device for securing deviations. This makes them more useful. Cioè, vista in questa quadratura, sembra una specie di donnone, poi invece torna normale, per tutto. C'è qualche problema in quella quadratura lì. Ma... Vabbè, comunque. Aspetta. Positiamo la nostra farfallina. Andiamo un attimo di sopra, vediamo qua che ci sono. Investighiamo. Perfetto. Tutto bene. Non avevo visto che cos'è, dai. Ah, perché si può cucinare qua. Ok. Però noi per il momento ci faremo poi la casa sicuramente qua, ma prendi armi 6, armi 6. Non mi ha dato. Ah no. Cazzo sto facendo? Io non ho nessuna cassa di armi qua, come hai fatto a trovarla tu? Come no? Dove ce l'hai la cassa d'armi? Non in casa però. Era giù, giù. Giù, giù dove? Ora che puoi nascondere l'equipaggiamento. Ma fuori è la cassa d'armi? No, era sopra lo scaffale. Ma hai già riparlato tu con Mitsuko? Ah no, devo parlare con Mitsuko. No. Quello là. Deviations can be very dangerous. This is why we created the Mayflies. We make we're finding ways for humans and deviations to live in harmony. This is anyway. No one's exactly sure what they are. Just that they're not bound by the physical laws of our world. They came from another dimension. Something when deviations get stressed, they release stardust, and when that happens, all hell breaks loose. Che cosa devo? Some deviate. It's not practical to secure all of them. You must be posizione o di abitudine. No, devi essere il bracciolo della sedia deve essere quasi allineato con la tua. Con la scrivania, sì. Per avere meno fatica. Prendi la tua cicciolina. Puoi aiutare, ok. Posso usare anche questa mitragliatrice, davvero. Ah no. Ho rimasto male. Abbiamo messo. Non mi stai equipaggiando niente, non mi stai equipaggiando. Ma. Sì. Ok, adesso siamo come l'altra volta in mutande, ma con. Perfetto. Siamo molto. Lo prendiamo. Come faccio a riprendermelo? Mi ricordo come faccio a riprenderla. Devi sincronizzare teoricamente. L'ho ripresa. Ecco. Cioè, tu l'hai presa via dal tuo coso? Eh no, è rimasta là in realtà, sai. Allora no, ho sbagliato io, vediamo. Ho fatto solamente la sync e la vedo praticamente di fianco all'arma adesso. Sì, no, adesso la vedo vicino nel mio zainetto, perfetto. Ok. Ah, devo... Ok, sì. Guardate, mi lascia, che cosa ne vuoi fare? Sì. Dov'è il... qua? Guardate che roba, facciamo anche... Stupendo. Questo. E quanta.
peggio lo mettiamo qua. Quasi. Cos'è che devo portare? Non devo portarti. Mi sta dicendo di andare a prendere l'acqua sporca. Ok, basta, grazie. Possiamo metterlo questo qui? Devo metterlo per forza fuori? Vabbè, mettiamo fuori. Aiuto. Si fa cambiare arma? Come con la rotella? Dipende con i che numeri, 1, 2, 3. Che ne quanti ne hai? Ok, mi ha detto che devo fare... Sì, non l'ho equipaggiata, certo che se non l'equipaggio. Ah, posso fare l'acqua bollita finalmente. No, così, così, acqua bollita. L'acqua, facciamo fare le freccettine. Bene, ne ho fatte ancora di più. Dai, bene. Ok, e sta morto. Ma come facciamo a trovarci? E adesso ci vedremo sulla mappa. Sarà come di zi. E io, visto che ho ascoltato tutti parlare, ci sto mettendo un po' di più. Sì. Ok, facciamo fuori il boss. Bastardo, è scappato. C'è un sacco di gente. Dov'è la crossboard? Se non l'equipaggiamo, figlia mia. Uccidilo, forse ti darò. Sì, niente, è un momento difficile mio. No, gli ho mandato il ciccio. Fa un sacco di male, farà il ciccio. Vabbè, il primo l'hanno fatto proprio per i... Sì, easy. Ok, vado a prendere questo qui. Ci siamo, adesso vado a parlare con... Ho sbagliato, scusami, Suko. No, non so dove sto andando. Trova una zona in mappa e... Sì, so... Boh, questa mi sembra carina. Yes, Mitsuko created this rift space. A refuge from the dangers of the physical world. Sì. Or so we thought. Do you think that deviation... Sto pensando, non penso che si possa fare una base in gruppo. Can't just sit here and wait though. Meta, will you go back to the physical world with me? Let's go.
Take the butterfly with you. Put it in your cradle. E sì, la prendo. Before you go. Ho già visto uno in mutande che corre sotto di me. La prendo. Ok. Ho trovato una cabina telefonica. E si parte! Senti, come faccio a dirti dove sono? Io sono atterrato nella zona con l'acqua che c'è di fianco all'antenna parabolica lì. Mi piace questa spiegazione. Oh, c'è una porta! L'altra volta non avevo visto la porta. No? No? Perché c'era un cervo che mi caricava a testa bassa. Ok, dov'è che è questo posto che dicevi? Adesso appena vedo la mappa nella live provo a guidarti. Look at that. 20 years after Starfall and the world is still infested with stardust. Looks like the monolith. Puoi schiacciare M per la mappa? Ah, vuoi dimmi. Dov'è che è? L'applicazione antenna, mi sa che è di avanti comunque. Questa qua. Vedi dove c'è quella casetta? Poco sopra qua? Il domino? Questa? Questa qui? Questa lì, esatto. Poco più sopra sono io. E allora sono già oltre. No, sei giusta, sei giusta. La direzione. C'è quel cosino che si muove qua sotto? No. Vai avanti. Sono in una zona con l'acqua io. Ti dirò di più, ti vedo anche in volo. Dio, ce ne sono due persone in volo in realtà. Ok, però sei tu, sì. Sei quella che si è appena schiantata su una roccia? No, non mi sono schiantato. Dove sei? Questo sei tu? Fermati. Ciao. Dai. Ciao, c'è qualcuno là? Chi è che ce l'ha? Chi? Ma dici che possiamo fare... Quelli sono cattivi. Ti faccio F1, aspetta un attimo. Aspetta perché non ho sentito il giudizio sul mio omino. È un bel uomo, dai. È arrivato Global Server Launch. Cos'è sta roba? Dove la vedi quella roba? F1. F1. Amici? Ah. Okay. Dovrebbe essere qua vicino. Il tuo ID qual è? Penso sei for Sinner? Sono un po' confuso. E questo? Gruppo? Scusa, ma non mi pare... Ah, guarda su di te, se faccio Z, add friend, ok. È successo? La richiesta? Ho fatto una cazzata io, aspetta. Richiesta, eccolo lì. Perfetto, sì. Accetto. Ok. Adesso? Gruppo? No. Fermato in group chat. No, questo sono un chat di gruppo. Niente, siamo amici. E basta. Lo posso. Grazie. Qua. Invita al team. Ok. Perfetto. Almeno ci vediamo sulla mappa. Ok, adesso possiamo fare... Dobbiamo trovare un posto dove fare il territorio. Di certo non qua, vedo un po'. Devo dirmi dove preferisci. Guarda là, subì. Smettila per amor di Dio di fare robe in collina. Che è una zona carreggiante a sto giro. Ciao Bambi, ciao. Qua c'è già la base di qualcuno. Ciao amico. Ciao amicizia? No. Così, Fabio. No. Ok, niente, non vuoi stare qua, dici che qua non va bene. Aspetta, se mi ricordo come si fa così. È pieno di bambi, di fiori, di cose carino.
qua? A posto, ci mettiamo qua allora? Non abbiamo spazio però, perché... No, per me no, perché poi dobbiamo scendere. Dobbiamo scendere, dobbiamo fare due basi. Ah, ora li vedo questi cosi qua, se li leggo. I messaggi degli altri utenti. Stai cercando qualche insulto? No, non mi diverte. Andiamo giù allora. Carino questo che scrive come sta andando. Ciao Red! Ciao Red. 10 trasmissioni consecutive. Wow. Beh, visto che belli i bambi, dopo purtroppo servirà anche quello, io non volevo l'altra volta. Mi hanno obbligato e mandiamo sì, ma tanto non si vede. Perché devo ucciderli io i bambi, scusa? Qua? Questa zona qua così, così grossa? Interessante. Vai. Lì. Ok. Metti prima la tua, così poi metto la mia. Metto qua e la mettiamo vicina allora? Ok. Da. Nice work. I've managed to unlock some medics from Mitsuko. If you access them through your cradle, qua, you'll be able to craft and build what we oppure need. Oppure qua. Metto qui, dai. C'è un po' di zona alta, ma va bene. Cioè, no? Mettila qua da parte, no? Ma guarda, qua potrebbe essere interessante. Che poi le teniamo unite, no? Ognuno tiene il suo? Sì, ma c'è già il... Perché ne ho due? Il codice automatico che ti fa fare il join. Perché ho due farfalline? Mi hai rubato la mia? Tanto è uguale. Puoi aumentargli e diminuirgli l'altezza, lo sapevi? Ma che cosa? Della basetta. No, non lo sapevo. Rialzata. Ah, non lo sapevo. Aggiusta l'allineamento. Come si fa a mettere? Così. Mi devi schiacciare via ancora. No, che cretina, aspetta. No, devi schiacciare tasto sinistro del mouse. Devo averla fatta una zig troppo alta. Va bene. Cosa devo fare adesso? Relocate. Ah, dobbiamo cominciare di nuovo. Ok, dobbiamo fare questo. Conferma. Questa, conferma. Even with memetics, okay, you still won't be able to craft anything out of thin air. We'd better gather some ore and logs. Il ragù con le gambe. Ops, era con le gambe. Sto capendo. Stavo leggendo. Cos'è che dobbiamo forgiare? Disassembly bench. Ok, quindi devo andare a prendere. Supply workbench. Disassembly tech. Questo qua. Serve un po' di roccia. Non sei un po' in alto lì. È un pugno nell'occhio quella roba lì. Poi dici a me, capito? Fai le torri. Ho capito, io la faccio in rialzo così. Poi posso metterci una scala. Io guardo va di nobica. Molto bene. Come seconda mia. No, che cretina. Devo fare... Le non sono condivise, giusto? Struttura. Devo fare che cosa adesso? L'ho sbloccato, ma dov'è che è? Non mi ricordo più come si chiama. Cos'era il tavolino, forse? Eccolo qua. Devo fare prima questa. Un po' troppo grossa, magari. Perché non me la dai? No, prima fa la fornace. Già è vero che devo fare la fornace. Ok. Tu scusa, tu hai già fatto la fornace? No, sto facendo il banchetto da lavoro.
E scusa, ma ti no. serve... Mi serve? Il lingotto. Ah sì? Sì. È vero. Quindi faccio prima la parola. Into something more practical. Bene, grazie porcino. Allora, tic, vediamo se possiamo. Sì, questo. Quanto riesco a farne? No, devo fare prima questo, ovviamente. Mi serve. Vado a fare un po' di provviste, signori. Ok, servono 10 lingottini, quindi faccio fornacina, devo fare... Se facciamo niente questo, ho bisogno di alberi. Alberi! Uno di quello, ok. C'è gente qua. Avversari che cacciano, non posso uccidere quelli che cacciano. Ma... Un momento, non è possibile tema. Ok, torno indietro. Ah, il mio nell'occhio che ho fatto. Ci servono 10 lingotti, quindi qua devo farne. Non ce li ho ancora le scale da fare, mannaggia. Ok, vado. Ci serve che cosa? No, abbiamo tutto. Ci serve questo. Aspettiamo questo. Ah no, cazzo. Devo andare a prendere altro materiale. Siamo poverelli di materiale, ragazzi. E qua però c'è poche risorse. Qua abbiamo fatto una cazzata invece di metterci qua, secondo me. Sì? Sì, sì, abbiamo poche risorse. Non abbiamo... il rame, cioè, è raro. C'era qualcosa di rame però, eh? Vieni, ecco. Ah, guarda di sotto, vado di sotto, ho trovato qualcosa di sotto. Ok. Ok. Devo fare gli ultimi. Però l'unica cosa è che pensavo che magari... Sì. Cioè la base la facevano insieme, capito? Però invece sta... No, non so se è una roba che arriva dopo. Cioè io non penso di poter venire qua da te a fare qualcosa. No, penso di no. You have left your territory, bla bla bla. Cioè se io tipo prendo questo... Non ho permessi di building qua dentro. Ah, quindi ti posso dare permessi allora? Penso che tu possa darmi sì, permessi di building. Non so come. Che vuol dire entra in modalità volo? Magari guardi fuori e riesci a costruire. Nice. This is a strong foundation. Io volevo abbassare la mia base. I've set up a journey interface to help track our progress. For each task you complete, you'll unlock some supplies we can use. So far, what we've got won't do much against those deviants out there. We need proper weapons and armor. There are some abandoned facilities nearby. Maybe we could find some useful supply crates there. Invece possiamo creare una specie di nido. Un nido? Era per dire. Pesesca. Vediamo. F-page. Ah, posso creare... No, davvero? Cosa? Aspetta. Ok. Dove sono? Posso creare comunque, vedi? Hive, posso creare? Tipo la base. Eccolo di... qua. Sì, guarda, posso creare. Fai crea. Crea. Oh, possiamo scrivere anche il nome. Come lo chiamiamo? Boh. Una volta umani. Una volta spartani. Una volta spartani. Mi piace.
Allora, aspetta un attimo. Non so se ci sta, eh? No. Che pelo. Ci sta. Una volta spartani. Sì. Ma spettacolo. A posto, creiamo. Quindi dopo posso invitarti. E possiamo fare una base sola. Vediamo se ho ragione. L'ho creata. Perfetto. Oh, posso requittare i membris? Dove l'hai vista questa cosa? E me l'ha spiegato dopo quando ho fatto quello che ti diceva Jay. Ah, ok. Get United. Frame, Team, Hive e Warband. Ok. Come faccio a trovare? Come faccio a cercare Prova te? a vedere, a guardare il mio omino, a premere V, a vedere se ti propone qualche opzione. Ok, posso. Ecco qua. Ti ho invitato. Oh, adesso possiamo usare questo, quindi. Una volta spartani, bla bla bla. Forse Adesso. ho già permesso qua dentro, però vediamo. No, non ho permessi di building qua dentro. Allora, sto cercando di capire, eh. Una volta che mi ha fatto questa cosa qui? Details. Impara tutto. Aspetta un attimo, prima di fare. Ok, andiamo un attimino. E come faccio? Ah, posso scrivere a tutti. Vorrei capire come faccio a abilitare le cose. Come facciamo? Qua posso scriverti, ma non ci interessa. Ok, L'hai trovato? no, sto cercando di capire. Qua. Mi fa selezionare così. Impostazioni. Impostazioni. Non penso che sia questo. Membri, perfetto. Se clicco sopra di te cosa succede? Niente. Tu stai guardando adesso il Il nostro. Il. trasferisci leadership, reclutamento rapido, il tuo team, Forse perché hype. c'hai. Lo Abbiamo lo slogan. facciamo poi? Possiamo dire, Fred? Eternal Land. Cos'è Eternal Eternal Land? Land? No, Eternal Land penso che sia un'altra modalità. Ok, vabbè, allora dobbiamo solo capire come. Secondo te perché c'è un'altra base? Non lo so, io sto andando perché non mi spiega bene. Vediamo, F6 cosa dice? Capire anch'io. Perfetto. Autodistruzione. Ho tutto. Aspetta, vorrei capire intanto come poterti dare i permessi. Precision mode, enterprise mode, nuovi territori. Ah, il team, ecco ci siamo. Ah, il team. Vedo che siamo nello stesso coso. Ok, qua siamo qui. Penso che posso. Ah, possiamo scrivere anche giustamente lo slogan qui. Però non è che mi dice cosa posso. Non posso attivare niente. Non posso fare. Ah, guarda qua. Sufficient permission Qua. Z. Ah, vedi, posso. Ok, è tutto perfetto adesso. Puoi fare tutto quello che vuoi qua. Ok. Ah, qui è for senior building. Tu anche tu hai i permessi di building, hai i permessi per lo storage. Ok. Quindi se io adesso provo per dire mettere
Ma quindi tu puoi mettere la tua farfalla qui? Non lo so. Bla bla bla, io voglio provare a fare, che ne so. Non ho pattumiera, devo andare a prendere un po' di roba. Una scala, posso farla, non mi dà più errori di permesso, ma non ho risorse. Ok. Oh, come no? Ah, devo andare al monolite, andiamo al monolite quando sei pronto. Aspetta che non ho preso questo io. Ok. Al monolito andiamo. Ok. Dov'è il monolito? Adesso guardiamo. Quindi possiamo collegare per dire le basi e fare e un secondo me. E si vedi che. Ma secondo me quella tua farfallina la potevi mettere qua, eh? Non lo so, non capisco. O se no, uniamo tutto in mezzo e finita lì. Andiamo a vedere intanto il monolita dov'è. Il monolita è qua. Andiamo. Ok, la sto tracciando adesso. Ma che bevo. Bravo, dopo anch'io. E vedi che c'ho l'omino in mutande anche io, però le mie mutande sono dei pantaloncini. Hai problemi con le mie mutande? Ma diciamo che c'ho il tuo culo a tutto schermo in questo momento. A posto, guarda. Ma... allora, andiamo. Ti permette quello lì a fare la luce? Io sto tirando proprio diritta. Vabbè, tiriamo proprio diritta. Aspetta che sono ancora in modalità building. Beh ragazzi, già abbiamo capito come creare un hive. L'abbiamo creato, l'abbiamo chiamato. Ha ucciso il cervo quello. Certo, abbiamo unito tutto. Sì, almeno abbiamo lo stesso. Devo capire solo se possiamo avere. Lo uniamo in mezzo, no? E non lo so. Sì, dobbiamo vedere se riusciamo a unirlo in mezzo. Secondo me si può fare, dopo proviamo. Dopo se prova. Perché corri così tanto? Aspetta che sono affaticato. Pop. Non lo sta più dando problemi. Ma quanta gente tutta insieme che gioca? Figata, ragazzi! Tre persone! Là. Quattro, c'è un altro qua. Guarda, altri due. Madonna, un botto di gente comunque. Andiamo. Spazio, eh? Com'è che si va? Oh. Spazio. Vola. Comunque, ragazzi, è un gran bel gioco. Io ho l'idea che mi piace. Adesso appena possiamo andare a fare un po' di scempio. Cambio. Cazzo, ma ti sei passato in mezzo così tu a quelli? Eh? Ti sei passato in mezzo così tu a quelli? A quelli chi? Aspetta, perché ti vedo ferma da una parte. Sono qua io. Ah, ok. Mi sei apparto adesso davanti tipo fantasma, perché ti vedevo ferma prima. Molto bene. Mi sta fatta la base qua, eh? Curvo. Sai che dobbiamo fare qua? Ah, dobbiamo cercare Rosetta. Andiamo da Rosetta. Vediamo se ci tengono gli stessi. Beh, se ci muoviamo come clan, in sostanza ci tengono le stesse robe, penso. No? Vediamo. Dici che si dà l'obiettivo a me a te? Vediamo, provo a vedere, penso di sì. Beh, capito che devo. Tu puoi prendere le cose che ho preso io? Sì. Sì. Chi è che sta facendo la macella?